Della Samaritana. Cristo Gesù nel Vangelo di oggi incontrerà questa donna pagana e samaritana per cambiare la sua vita e la vita di tutta la sua città, Sicar. Soprattutto ci colpisce l'intimità di questo incontro. È un incontro di due solitudini e due setti. Ecco, incontro tra Gesù e Samaritana. Perciò anche questa casa milanese dove stiamo celebrando questa messa è un pozzo di grazie da cui attingere, carissimi, ecco, l'amore di Dio che estingue la nostra sete. La sete soprattutto di amore, la sete della felicità, la sete proprio della giustizia, della pace, eccetera. Allora Gesù anche nell'intimità di questa casa, ecco, si siede sul orlo di tutti i nostri desideri che presentiamo in questa Santa Messa per veramente riempirli con la sua risposta. E la sua risposta è sempre sì, è sempre positiva, perché è l'amore di Dio. Carissimi, presentiamo adesso a Gesù tutta la nostra sete, anzi le nostre seti, le nostre fami. E adesso chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Tu che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che mandi il tuo spirito a creare in noi un cuore nuovo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio che ami l'innocenza e la ridoni,
Avvinci a te i cuori dei tuoi servi, tu che ci hai liberato dalle tenebre dello spirito, non lasciarci allontanare più dalla tua luce. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La parola di Dio ci illumini e ci giovi a salvezza. Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore parlò a Mosè e disse: Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro. Né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare, quanto in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: parla tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo: non abbiate timore. Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore sia sempre su di voi, e non pecchiate. Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura dove era Dio. Il Signore disse a Mosè: così dirai agli israeliti: voi stessi avete visto che vi ho parlato dal cielo. Non farete dei d'argento e dei d'oro accanto a me, non ne farete per voi. Farai per me un altare di terra e sopra di esso offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore e i tuoi buoi. In ogni luogo dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Signore, tu solo hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Ti siano gradite le parole della mia bocca,
davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio Redentore. Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Benedici, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazia per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, per una profonda conoscenza in Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla destra dei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete. Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi,
L'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri sacerdoti adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ha fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbi, mangia! Ma egli rispose loro, io ho da mangiare? Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, qualcuno li ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra il vero proverbio, uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava, mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Spirito Santo, Spirito Santo.
stiamo celebrando la Domenica della Samaritana, incredibile incontro del Messia di Gesù con questa donna pagana. E all'inizio volevo ricordarvi chi sono i samaritani, chi erano per gli israeliti samaritani. Praticamente samaritani si sono divisi dal Israele 9 secoli prima di Cristo, proprio nel 900 avanti Cristo si sono allontanati dal regno del nord di Israele e poi crescendo come nazione sono diventati pagani. E la donna, la samaritana, appartiene a questa nazione dei pagani dove c'è il culto verso idoli, sono spesso chiamati scismatici, eccetera. Perciò, carissimi, Gesù noi lo troviamo in missione, che va verso questa terra pagana per in qualche modo ricondurla al Israele, compreso ovviamente non solo come una nazione geografica, ma come una nazione spirituale. Allora, troviamo Gesù che è un grande evangelizzatore nel Vangelo di oggi, è in missione. Infatti, carissimi, dobbiamo ricordare che praticamente questa missione in che cosa comporta? Questa città Sicar, secondo le fonti bibliche, è famosa città biblica che è Sichem, dove Abramo ha ricevuto il primo pezzo della terra promessa, capite? E poi non solo, questa città Sicar, o se volete Sichem, è la città di Giacobbe, del patriarca, del padre, cioè padre di tutti i 12 generazioni, diciamo, di Israele. Perciò Giacobbe è un segno, è un simbolo della compattezza, della unità, della comunione, che poi si è infranta in qualche modo. Perciò questo posto dove Gesù incontra Samaritana è un posto diviso, perché lei è pagana, perché tutti i suoi conoscenti non sono credenti, e Gesù vuole ricomporre questa unità, capite? Vuole, che come una volta ai tempi di Giacobbe, infatti la donna chiama questo pozzo di Giacobbe, far unire tutti i figli di Dio e farli diventare tutti fratelli. Perciò, Gesù si reca come un fratello credente verso una sorella non credente, perché il Padre, Dio Padre, vuole tutti di nuovo uniti. E quanto costa, carissimi, questa missione? Infatti, il Vangelo dice che Gesù è affaticato. Non so se vi trovate in questa frase, perché io, che sto evangelizzando da tantissimi anni con tanti laici, sempre facciamo tanta fatica, e adesso vogliamo abbracciare tutte le nostre fatiche, le nostre sofferenze, le nostre stanchezze per quanto riguarda l'evangelizzazione. Carissimi, evangelizzazione costa, evangelizzazione ti stanca, a volte ti manca il fiato. Perché? Perché, se tu sei in una missione come Gesù, difficile, lontana, allora arriva la fatica. E in che cosa consiste questa evangelizzazione? Se noi guardiamo questo racconto del Vangelo di oggi, noi, carissimi, possiamo scoprire che evangelizzazione consiste nel far vedere all'altro la sua bellezza. Vedete, Gesù pian piano, parlando con questa donna, gli fa vedere la sua bellezza, la sua straordinarietà. E questo è evangelizzazione. Noi dobbiamo ricordare, carissimi, una cosa, che noi abbiamo bisogno del volto della sorella oppure del volto del fratello nella nostra vita che evangelizziamo, per far riconoscere il volto di Dio, del Padre. Perciò, capite, se tu a fianco non hai una sorella, un fratello che tu stai evangelizzando, per cui stai pregando,
tu non riuscirai mai a riconoscere il vero volto di Dio. Noi abbiamo bisogno, carissimi, di queste persone a volte difficili per riconoscere il vero volto di Dio. Ma qual è questo vero volto del Padre? La misericordia. La misericordia. E Gesù, che usa la misericordia nei confronti di questa samaritana, ecco, può dire: riconosco in lei, Padre, quanto è misericordioso con lei. Perciò, detto questo, possiamo anche, fare qualche spunto, ecco, del Vangelo di oggi. Soprattutto la cosa che ci colpisce è che Gesù incontra questa donna a mezzogiorno. È un'ora molto particolare, perché in quell'ora Gesù è stato condannato a morte, capite? A mezzogiorno. E non solo, qua parte tutta la liturgia anche della luce, perché ricordatevi che il sole, per gli antichi, rappresentava sempre la volontà del Padre, con tutti i raggi. Perciò siamo a mezzogiorno. E uno di questi raggi, ecco, va verso la samaritana. Dio vuole che lei si converta, Dio vuole usare la misericordia nei suoi confronti. Ecco, è una grande liturgia, carissimi, della luce. Ricordatevi che, come nel mondo della fisica, non esiste la definizione del buio, perché il buio non c'è. Nella fisica c'è la definizione della luce, ma non c'è la definizione del buio, perché il buio non esiste. Sempre nel buio, come noi diciamo, esistono i fotoni della luce. E capite? Là ancora, quando Gesù incontra questa samaritana, non si vede tanta luce, ma già noi possiamo percepire questi fotoni dell'amore di Dio, che pian piano fanno la differenza, e noi possiamo dire che anche nel buio si vede, carissimi. Noi stiamo vivendo una specie di buio adesso, qua in Italia, ma nel buio si vede, carissimi. Questa è una notizia che io voglio darvi, che in questo buio, con la presenza di Dio, si vede ancora meglio. Dio a volte ci appare, carissimi, come un buio, è talmente illuminato, perché Dio è la luce, che al primo compatto ciò che lui propone per quanto riguarda la sua volontà ci sembra un buio. E anche in questo momento, carissimi, che Dio senz'altro in qualche modo sta benedicendo, ci sembra che ci sia solo un buio, ma in questo buio, carissimi, noi vediamo proprio la luce del Vangelo, che Gesù, che è la stella cometa, che sta illuminando ecco, tutto ciò. Poi penso, carissimi, che è molto importante capire che questo pozzo, che è il pozzo di Giacobbe, rappresenta la legge antica, la legge che ha ricevuto chi? Mosè, e corso nella prima lettura di oggi, ha nominato questi 10 comandamenti, 10 parole. Questo è il pozzo, capite? Ma ci vuole dentro l'acqua. Perché se è vero che l'acqua, vedete, io qua acqua, estingue la nostra sete, un'acqua normalissima, questa invece sete che il pozzo provoca, cioè la legge non estingue la nostra sete, ma al contrario cosa fa? La rialza. La rialza. Infatti, quando tu, ad esempio, hai sentito parlare di Dio, vuoi conoscerlo sempre di più. Allora, che cosa estingue questa sete, carissimi? Gesù, questa acqua che Gesù ci dà, che è lo Spirito Santo. Che è lo Spirito Santo. Incredibile, carissimi. Poi guardiamo anche questa parola un po'... della samaritana che dice dammi questa acqua. Ecco, desiderare, carissimi, desiderare, passare dal pozzo che è la legge al dono, desiderare questo dono. Questa acqua è lo Spirito Santo, è l'amore, carissimi. Ma questa parola
desiderare è fondamentale. Sapete perché? Perché c'è una differenza tra praticamente tra desiderio e istinto. Desiderio e istinto. Cioè, desiderio è una cosa qualitativa. Io desidero qualcosa che ha una qualità. Invece istinto è una cosa quantitativa. Capite? Quando una belva, ad esempio, ha fame, vuole mangiare tanto. È quantità. Ma poi, quando non ha più fame, non è che vuole continuare a mangiare. Perciò qua il Vangelo, soprattutto, carissimi, vuole in noi cosa fare? Aiutarci a coltivare il nostro desiderio. E adesso vi spiego in che cosa consiste questo desiderio che noi vogliamo qua guarire. Allora, seguitemi bene, e qua facciamo una catechesi di questo Vangelo toccando il cuore. Soprattutto, questa donna ha sei mariti, che rappresentano le cose o le facoltà che noi cerchiamo quando la nostra vita non va. Cioè, sei strade. Questi sei mariti, anche se l'ultimo non è marito, ma comunque uomo, rappresentano diversi modi di cercare una via di uscita quando tu sei nei guai. Anche noi adesso, con questa coronavirus, stiamo cercando, ecco, un modo per uscire. E c'è qualcuno che riguarda, non so, la medicina, l'altro intelligenza, il terzo la preghiera, il quarto vuole scappare via, capite? Ci sono diversi modi. E questi mariti, ecco, sono le nostre proposte per uscire dai guai. E Gesù non condanna la nostra ricerca di uscire dalla sofferenza, no, ma condanna assolutizzare, carissimi, ecco, queste vie di uscita, questi sei mariti che possono diventare, attenti, idoli. E adesso vi spiego i nomi di questi sei mariti. I primi due mariti che ha questa donna e che noi abbiamo si chiamano il primo cibo e il secondo sesso. Questi primi due mariti rappresentano la vita, perché la sessualità, come il cibo, dovrebbe in qualche modo promuovere la vita, perché la vita nasce dalla sessualità e poi viene mantenuta dal cibo. Invece, quando diventano idolo, cosa fanno? Ci fanno immolare la nostra vita a questi due mariti. Cioè, quanta gente, carissimi, vive solo per mangiare. Capite? E anche noi qua in Italia, mangiare, la cucina deve essere buona, anzi, estremamente buona, perché se no non mangio. Dio non dice che non puoi mangiare, ma non puoi assolutizzare questa facoltà, perché diventa il tuo idolo. Il secondo marito, ecco, che diventa idolo, è sesso. Quanti problemi oggi abbiamo nel mondo da questo punto di vista, La sessualità sfrenata proprio, quanti matrimoni, famiglie distrutte, perché sesso è diventato, che cosa? Il mio idolo. E io sto immolando la mia vita alla sessualità sbagliata, pornografia, erotismo, eccetera. Ma poi altri due mariti sono, attenti, il sapere, il terzo marito, e il quarto, arte. E anche qua, carissimi, il sapere ci serve, l'arte ci serve, ma quante volte, carissimi, e forse stiamo peccando anche in questo momento, è tutto basa sul sapere. E noi di questo coronavirus non sappiamo nulla, proprio nulla. E anche stamattina abbiamo letto delle notizie che sorprese in arrivo, perché non sappiamo nulla, capite? E noi abbiamo demonizzato, assolutizzato anche questo marito per quanto riguarda il sapere. Ancora due settimane fa sembrava che noi sappiamo tutto sul mondo, sull'uomo, su di noi. Oggi vediamo che non è così. Oppure anche arte, carissimi, tanti grandi
pittori, direi soprattutto italiani, come ad esempio Caravaggio, come Da Vinci, eccetera, hanno dipinto le loro opere intingendo i loro pennelli in questo alfabeto colorato che è il Vangelo, carissimi, che è il Vangelo, l'arte più grande, nata, ecco, ispirata dallo Spirito Santo. Oggi dov'è l'arte? Dov'è l'arte oggi? Guardate le nostre chiese che non hanno neanche quelle moderne, un'architettura bella. Guardate queste case milanesi, e non solo, anche a Torino, a Roma, dappertutto, sporcati, sporcati di graffiti, eccetera. Dov'è questa arte? Anche questo è un marito che noi dobbiamo in qualche modo offrirlo al Signore, che lo cambi, soprattutto per l'Italia, perché l'Italia è il popolo degli artisti, dell'arte, il paese più bello da questo punto di vista e più significante dove in tutto il mondo. Perciò l'Italia deve al mondo la bellezza, e preghiamo per la guarigione di questo marito. E poi, carissimi, attenti al quinto marito. Siccome questi quattro mariti non andavano bene, lei lasciava, samaritana lasciava 1, 2, 3, 4, si è sposata con quinto. Il quinto marito rappresenta, carissimi, la disperazione. Disperazione. Siccome questi quattro non hanno soddisfatto questa donna, capite? Allora il quinto è disperazione. E alcuni dicono che noi, l'umanità, è sposata oggi col quinto marito, con la disperazione, con la paura, con il nulla, capite? Che noi siamo sposati con questo marito che è, ecco, disperazione, che a volte prende anche la forma di ansia, di depressione, eccetera. E ricordatevi che la paura entra nell'uomo sempre e solo dall'esterno, quando trova i punti di appoggio dentro di te. Quali sono questi punti di appoggio? Le cose che tu non hai affidato ancora al Signore. Allora la paura ti prende. Quanti di noi hanno affidato questo momento buio che stiamo vivendo al Signore? Se no, ti prende sempre la paura. È un momento in cui dobbiamo dire: Signore, prendi la mia vita, donami questa acqua viva che è Gesù, che è lo Spirito Santo. Perché, attenti, il sesto marito, che poi non è marito, sapete che cosa succede? Quando tu sei disperato, allora il sesto marito è un pozzo di una legge, si chiama così. Allora tu, siccome non sai dove, che cosa fare con la tua vita, trovi un pozzo qualsiasi che ha la sua legge e ti butti giù, capite? Ti butti giù, ad esempio, in un hobby, in una setta, in un gruppo di amici che ha una legge, capite? Perché hai provato tutto e a questo punto hai trovato, ecco, questo pozzo che ha una legge sbagliata, e spesso così l'uomo finisce male. E Gesù dice: e questo non è tuo marito, perché il tuo sposo sono io. Gesù oggi alla Samaritana si presenta come sposo che è l'unico che sa estinguere la tua sete. Sete, ecco, sete di che cosa? Sete di sesso, sete del cibo, sete dell'arte, sete di che cosa? Del sapere, capite? Per uscire poi dalla tua disperazione. E forse, pensate, forse qualche tuo figlio, qualche tuo amico è già in questo sesto, con questo sesto marito, capite? In qualche pozzo della droga, dell'alcol, del sesso, di, che ne so, dei debiti, oppure di azzardo, eccetera. È questo momento, carissimi, che noi dobbiamo rinascere dallo Spirito Santo. Questa acqua viva è lo Spirito Santo, e questa acqua ci viene donata, carissimi, qua sull'altare, che passa attraverso questa telecamera. E quando faremo la comunione
spirituale, sappiate che Gesù sarà con voi là, presente. Perciò in questo momento io faccio così. Vi chiedo adesso di prendere un bicchiere di acqua, riempitela, e dopo la comunione io la benedico in modo spirituale e la berrete. In questa acqua sarà una benedizione di Dio per la guarigione da questi sei mariti che sono diventati idoli. Che tu, caro fratello, cara sorella, riprendi la tua compattezza. Ecco, tornare dalla Samaria all'Israele, tornare dal tuo istinto al tuo desiderio, dalla tua paura al coraggio. Tutto ciò vuole operare Gesù in mezzo a noi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Dopo il Vangelo, vi separerò dalle genti, dice il Signore, e verserò su voi acque pure. Da tutte le vostre colpe sarete lavati e vi darò un cuore nuovo, uno spirito nuovo di giustizia. Ecco, carissimi, adesso vogliamo leggere alcune delle vostre preghiere. Potete continuare a scriverle. Ti presentiamo, Signore, il Papa Francesco. Con tutta la Chiesa, fa che lui possa diventare veramente Gesù che va alla Samaria, cioè nelle parti più pagane del mondo, per proclamare la tua misericordia. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti coloro che desiderano un figlio e anche per quelli che desiderano il secondo o il terzo figlio, per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per Lino e tutte le persone malate, dà loro la forza di sopportare le sofferenze e di abbracciare la loro croce. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti affidiamo, Gesù, tutti i dottori e gli infermieri, tutti gli operatori sanitari che sono costantemente a contatto con i malati. Proteggili, guariscili, aiuta loro a vivere tutto questo con il cuore. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per questa acqua viva che tu sei. Donaci, Signore, ecco, questa acqua perché possiamo estinguere la nostra sete. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Insieme a Maurizio preghiamo per Federico nel giorno del suo compleanno. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Gesù, abbiamo paura. Donaci di vivere con fiducia questo momento e con la vera sapienza. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Gesù, ti chiediamo la realizzazione piena della nostra vocazione per i tempi nuovi. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Gesù, aiutaci a liberarci da questo virus che sta facendo troppe vittime. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Rendici forti e perseveranti nella preghiera, soprattutto insieme con gli altri e in questo momento. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i ragazzi che non cercano la tua luce, aiutali a uscire da brutte dipendenze. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Aiutaci a vedere nel nostro fratello la tua bellezza, perché guardato con la tua misericordia possa veramente sentire la nostra presenza. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti quelli che stanno rischiando o hanno già perso il loro lavoro in questo momento, per questi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per l'anima di un sacerdote di Bergamo morto oggi per il coronavirus, per lui ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo per tutti i dottori e gli infermieri e tutti coloro che stanno donando loro stessi per curare i fratelli.
Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ecco, carissimi, stasera uscirà anche il nuovo decreto, il nuovo ordine per quanto riguarda la nostra regione, e si parla anche delle nuove chiusure, dei nuovi limiti, delle nuove zone rosse che può darsi si creeranno. Ti affidiamo, Signore, tutta Italia, ma in modo particolare l'Italia del Nord, perché possiamo essere sempre uniti. Trasforma la nostra Samaria, Signore, in Israele spirituale, cioè un popolo unito nella comunione dei cuori. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Dio forte, le nostre preghiere e soccorri con paterno amore chi ti invoca con fede. Aiutaci a combattere il male con le armi della sobrietà e della astinenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, carissimi, volevo dirvi che Martin Luther King, quando parlava dei samaritani, ha detto che ci sono due possibilità quando tu incontri un uomo bisognoso, così come Gesù ha incontrato questa samaritana. Perché sapete che un israelita non poteva toccare neanche una donna samaritana, mangiare insieme alla brocca con un samaritano, eccetera, per non essere escluso dalla comunità. E Martin Luther King diceva, quando tu incontri una persona così contaminata in qualche modo, tu hai due possibilità, due domande che tu puoi fare. Che cosa succederà con me se io tocco questa persona, se io mi soffermerò davanti a questa persona? E Gesù poteva dire, mi escluderanno dalla sinagoga. Oppure, diceva Martin Luther King, la seconda domanda, che questa cristiana, che cosa succederà con questa persona se io la salterò e andrò oltre? Che cosa succederà con questa persona? Carissimi, questo è validissimo per i tempi che noi stiamo vivendo qua. Non abbiate paura di, in qualche modo, soffermarvi davanti a una persona che soffre. Ma per dire che cosa succederà, che cosa può succedere a me se io tocco questa persona. Ma cercate di capire che cosa succederà con questa persona se io andrò oltre e non mi fermerò. Perciò, ecco, uniti a questa logica del dono, scambiamoci un segno di pace. Signore, io credo che tu sei un vero Messia. Anche noi con la Samaritana adesso, con tutto il cuore,
diciamo, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Guarda propizio, Dio, i doni che il tuo popolo ti presenta, insieme gradisci anche noi come sacrificio spirituale, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta celebrarti, o Padre di infinita misericordia, Cristo Signore nostro, a rivelarci il mistero della sua condiscendenza verso di noi. Stanco e assetato, volle sedere a un pozzo e, chiedendo da bere a una donna samaritana, le apriva la mente alla fede, desiderando con ardente amore portarla a salvezza. Le accendeva nel cuore la sete di Dio. Per questo disegno di grazia, con tutti i cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e con tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Rappresenta la legge, invece l'acqua viva dello Spirito Santo è il dono. Perciò preghiamo adesso perché possiamo passare dal pozzo al dono, carissimi, dono gratuito. Non devi meritare, perché non puoi meritare questo dono, è il dono della vita stessa di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, alla fede della tua Chiesa e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi e con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Adesso è arrivato il momento in cui voglio benedire questa acqua. Mettete nel bicchiere un po' di acqua, che questa acqua diventi adesso questa acqua viva, che ci aiuti proprio a vincere questo coronavirus. Invochiamo adesso lo Spirito Santo su questa acqua. Ecco, lasciate là. Ecco, preparate questa acqua e invochiamo lo Spirito Santo che diventi una medicina di protezione, di benedizione per questo coronavirus che stiamo per affrontare. Così come sei sceso sulle acque primordiarie e le hai trasformate nell'acqua del Signore, scendi, Signore, su queste acque che sono nelle nostre case e qua in questa casa. Manda il tuo spirito su questa acqua che diventi per noi una medicina, una benedizione. Sai, Signore, che non esiste nessuna medicina contro questo virus, ma il tuo spirito dell'intelletto, della sapienza, in un istante può trasformare questa acqua nella tua benedizione. Scendi, Spirito Santo, con la tua potenza, con il tuo amore, con il tuo sapere, per intercessione di Maria Santissima. Per forza
Santificata alle persone che non stanno bene, che forse hanno paura. È una acqua che questa liturgia della Samaritana veramente ci ha procurato come un dono fisico. È la stessa acqua che Gesù ha dato alla Samaritana. Preghiamo. Splenda, oh Dio, nella luce della grazia la Chiesa del tuo Cristo che a questa santa mensa ha ricevuto la certezza dell'eterna comunione col Signore risorto che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, carissimi, vi invito a proseguire tutti i nostri incontri bellissimi. Ieri abbiamo fatto una bellissima Via Crucis. So che tutti avete vissuto molto forte, come me, questa Via Crucis. Domani vi invito a seguire il nostro arcivescovo Delpini, Mario Delpini, perché partendo dalle 11 su Rai 3 possiamo seguire la Santa Messa che lui celebrerà per tutta la regione della Lombardia. Ecco, perciò mi raccomando, domani alle 11, se qualcuno non ha partecipato a questa messa, potete dire che c'è questo incontro liturgico. E poi domani sera alle 20:30 vi invito a recitare il rosario con noi, animato, alle 20:30 tutti, mi raccomando, ci troviamo domani sera. Sarà una grande sorpresa, una grande partenza mariana, la chiamo così, ma stasera volevo solo accennare questo nuovo progetto. Perciò domani sera non può mancare nessuno, perché domani parte un grande progetto di Maria, ma ci parleremo domani. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Yes, it is a divine.